Un saluto da Archivissima, bentornati, nuovo appuntamento eh, questa sera con Iren Storia, conoscere le proprie origini per progettare il domani. Mi chiamo Francesco Antonioli, dirigo Mondo Economico e ho il piacere di guidare questa conversazione serale eh, per mettere in connessione il tema eh, di quest'anno, generazioni, con l'esperienza di una grande multiutility che Irene, e che ha una storia particolarmente ricca e che andremo eh, a conoscere insieme ai nostri amici che vi presento. Eh, Marco Omenia, che lavora in Irene e ci racconterà. Ognuno dei nostri amici ha portato un oggetto, da quello partiremo per il nostro racconto. Benvenuto, Eugenio Cesaro, frontman della band Eugenio in via di gioia, siamo contenti che tu sia qui. Grazie. Lui è venuto insieme alla sua fida bicicletta. Sì. Poi abbiamo il professor Stefano Musso, storico del, dell'Università di Torino, che eh, ha curato un lavoro importante eh, pubblicato dalla CELI di IREN protagonista della storia industriale italiana dal primo novecento a oggi. Ne parleremo dopo insieme per capire che esperienza è stata. E poi, ultimo ma non ultimo, Giampaolo Roscio che all'interno del gruppo IREN si occupa di illuminazione, è giusto? E quindi. Eh, proverà a darci ecco degli elementi interessanti. Prima di iniziare abbiamo anche un saluto della sindaca di Torino Chiara Appendino che prego la regia di mandare in onda. Buonasera a tutti e a tutte con questo brevissimo messaggio di saluto ci tenevo a ringraziare a nome mio personale e della città con l'onore di rappresentare innanzitutto Archivissima e tutto lo staff Nonostante le mille difficoltà, è riuscita anche quest'anno a presentare un bellissimo programma con contributi eh, significativi. In modalità mista lo stiamo imparando, ma che ci proietta anche un futuro in cui torneremo presto, grazie alla campagna vaccinale, a rivivere la normalità. E poi voglio ringraziare Iren, un'azienda di cui noi siamo azionisti insieme a Genova, Reggio Emilia e tanti altri comuni del nostro Paese. Eh, un'azienda che ha a disposizione del territorio e che ha voluto, con sforzi sicuramente non semplici, mettere a disposizione la sua storia. Abbiamo festeggiato proprio da poco i dieci anni di Iren, ma la sua storia a servizio anche di questo importante dibattito che avverrà questa sera. Quindi grazie a tutti e a tutte e una buona serata. Grazie alla sindaca Chiara Appendino mi verrebbe da dire illuminata da quel volto sereno e positivo di chi aspetta una nuova creatura, come sapete, e perché è importante? Perché in qualche modo ragioniamo di futuro pur pensando a quella che è stata l'esperienza storica degli archivi. Marco Megna, io ho visto che è arrivato portando, vorrei che l'inquadrassi, un, un vecchio contatore dell'elettricità dell che usava una volta, credo. Eh, l'azienda elettrica no, di Torino, perché, perché ce l'ha portato, che cosa c'è dietro questo oggetto eh, di importante? Guardi, eh, questo contatore qua è de degli anni 50, l'ho preso dal mio ufficio, eh, io ho preso nel, in ufficio in realtà due contatori, questo e l'altro che vi farò vedere tra poco che e quello dell'ultima generazione e li quelli ho che presi, abbiamo nelle nostre case adesso, sostanzialmente. Esattamente quelli che stiamo iniziando a installare da quest'anno su tutto il territorio di Torino mm. e li ho pesi proprio per ricordarmi da dove sono partito e dove sono arrivato in questo gruppo. Perché Marco Omegna dovete saperlo, eh, si occupa anche della formazione delle persone che eh, poi quotidianamente vengono nelle nostre case, eh, eh, a sostenere con lavori, installazioni, riparazioni, tutto quello che ha a che fare con l'elettricità. Esattamente, io sono uno dei due istruttori, chiamiamoli così, formatori del gruppo Ireti, ci occupiamo di formare tutto il personale interno, tutte le volte che abbiamo delle nuove apparecchiature, piuttosto che dei nuovi accessori, e di formare anche tutte le imprese che lavorano per il gruppo, perché sono soggette a cambi, perché comunque il, il, i lavori vengono dati in appalto. Quindi le imprese possono cambiare, e il personale deve essere assolutamente formato. E quindi Marco Megna in qualche maniera è un po' la memoria storica. No? Anche della è giovanissimo naturalmente e in splendida forma, però è, ha un po' anche questo compito, no? di, di legare insieme le generazioni delle persone dei tecnici che lavorano all'interno di Iran. Questo lo diciamo salutando le persone che ci seguono in diretta dal sito di Archivissima e poi anche sul canale. Eh, YouTube e eh, Facebook, se non erro. Eh, che cosa c'è che lega le generazioni che lavorano in eh, Iren? Allora, innanzitutto eh, noi siamo dei distributori di energia elettrica, quindi il nostro filo conduttore è sicuramente il servizio al cliente. È un filo elettrico, mi è Un filo detto. elettrico che, che collega dalla centrale fino al, mm. alla, diciamo, al contatore, quindi all'utenza finale. Eh, sicuramente il nostro è un gruppo, è un grande gruppo che si occupa non solo di energia, si occupa di teleriscaldamento di illuminazione pubblica e abbiamo eh, questa grande attenzione al cliente. Per lo meno io ho sempre cercato di avere una grande attenzione al cliente e in qualità di formatore cerco di eh, stimolare i miei collaboratori a puntare alla qualità perché penso che sia eh, quello che fa la differenza nel nostro lavoro. Con un grande senso di appartenenza e vorrei dire, me lo accennava Marco prima della, di questa nostra diretta, con una scelta precisa che è quella di continuare a stare in squadra pur facendo il formatore, è così? Assolutamente sì. Quando io ero dall'altra parte della barricata, quindi ero un allievo, non un formatore, mi sono reso conto che i formatori a un certo punto si scollegavano dal, dal, diciamo, dalla parte produttiva. Io quando sono stato individuato come istruttore ho chiesto di continuare a lavorare, infatti io sono attualmente in reperibilità e sono un caposquadra perché voglio testare in prima mano tutti gli oggetti che mi vengono proposti, che siano accessori piuttosto che il contatore, piuttosto che un qualunque oggetto. Grazie Marco, siamo in Prema. buone mani, vedete che c'è dietro la riflessione che ci proponeva, un grande senso di, di appartenenza, anche di orgoglio, Iren è un grande gruppo, qui c'è una bicicletta, sì. è la bicicletta con cui Eugenio ci hai raggiunto, grazie intanto di essere qui. Eh, Avessi saputo portavo una bicicletta pulita, più, più lavata. No, ma va bene così perché è, <ride> è più, concre più, vero, più è concreta. concreta. Eugenio eh, architetto designer. Eh, diciamo qui in qualità di cittadino fruitore anche dei servizi eh, di Iren, e qui però anche come generazione giovane, mi sento, mi sento di dire. Eh, Ti ringrazio perché ancora per poco sono ventinovenne. Eh sì, allora non hai ancora cambiato prefisso, e quindi esatto. questo va bene. Ecco, una cosa importante nella tua storia personale e professionale è che ti sei occupato, come dire, di sistemi integrati. Poi con gli amici della band avete pensato di tradurre questi, questi, questi concetti anche sul pentagramma, sulle sette eh, note. Sì. Che, che cosa vuol dire questo? Eh, vuol dire che effettivamente ci siamo resi conto che eh, essere una band vuol dire unire delle energie, quindi creare delle sinergie che alla fine vanno a fondersi per un obiettivo comune. E senza eh, dei ruoli, senza delle, eh, uno studio, anche come se ci si mettesse davanti a uno specchio e si, e si guardasse ai propri, ai propri limiti, senza questo tipo di approccio, eh, la band si sfalderebbe, credo, nel giro di un mese. E quindi abbiamo imparato nel tempo a conoscerci e, e a ottenere dei... Il maggiore risultato con lo sforzo necessario. Essere una band significa aver capito cosa sono dei sistemi integrati, secondo me, perché eh, se, mh, se no si tratterebbe di una, di una, di una dittatura no? Ed è la differenza tra la band, appunto, e eh, il singolo cantante-cantautore che decide di intraprendere una carriera. E nel nostro caso, eh, oltre a mettere in campo tutte le nostre competenze a livello artistico, io banalmente so suonare la chitarra e so cantare, ma il nostro tastierista è un grande compositore, eh, quindi un pianista-compositore, ha messo in campo le sue di competenze. Il bassista non è solo un bassista, ma anche un appassionato di musica a 360 gradi. Il, il batterista, invece, ci siamo resi conto di essere un grande. Ehm, ehm, come si dice? Media. E ehm, se non viene il termine. Social media manager eh e beh, quindi, aspetta, quindi tutte, tutte competenze eh. che uh, quando uno inizia a cantare non si rende conto che saranno necessarie, ma poi diventano parte di, del sistema. Voi, evidentemente, dovete mixare tante energie, utilizzare l'energia e quindi, in qualche maniera, anche eh, mettere un po' a sistema questo grande tema della sostenibilità. Sì. Adesso che siamo in ripartenza eh, e così. Sì. Eh, sì. sì, è così, noi abbiamo anche avuto dei corsi di studio diversi, eh, arriviamo da, appunto dal Politecnico di Torino, altri eh, da studi più umanistici e questo ci ha permesso di scegliere poi le parole giuste e le urgenze, tradurre le nostre urgenze anche in, uh, in azioni concrete e, e, in, uh, e in canzoni che diventano a quel punto anche eh, dei, dei modi per uh, i nostri fan, ma comunque le persone che ci ascoltano, di... Eh, raccontarsi e di provare a fare autoanalisi. No? Quindi cerchiamo di non raccontare le nostre emozioni ma trasformare le nostre urgenze meno intime e più sociali. Eh, in modo tale da creare una comunità di persone più attive, no? una situazione abbastanza particolare da raccontare, mi rendo conto. Però, però è, molto, è molto interessante e vedrete: lo dico per gli amici che sono qua in presenza al polo del Novecento, ma anche per quelli che sono collegati da casa o dai loro device, che tutti questi temi sono intrecciati tra loro. Prima di passare all'amico professor Musso e parlare della, di questa ricerca che lui ha condotto insieme ad altre persone, vorrei chiedere alla regia se ci fa partire una clip di cui poi vi parlo. Guardiamola con attenzione perché ci serve per proseguire il nostro discorso. Noi andavamo in casa della gente, noi portavamo qualcosa di importante che cambiava la vita di queste persone. E mi hanno preso qua in azienda anche se non sapevo né scrivere né, né quasi parlare. Si sentivamo investiti di un qualcosa. I nostri padroni erano gli utenti, i padroni erano i cittadini. Noi dovevamo fare il meglio. Quindi i cittadini avevano nei confronti delle municipalizzate una stima e una fiducia che rappresentava il valore di queste municipalizzate. Uno si sentiva un pezzo dell'azienda che si stava creando, ti sentivi grazie a te anche cresceva l'azienda, hai capito? Il documentario integrale da questa mattina alle 11 disponibile online sul sito di Iren. Eh, avete ascoltato in filigrana eh, l'orgoglio, il senso di appartenenza che c'era in queste persone. Iren Storia con questo documentario eh, realizzato eh, e messo in piedi da eh, due realtà torinesi, Mediacore e Heritage, che sono tra l'altro qui presenti in sala. Eh, il libro di cui vi dicevo all'inizio, che è l'oggetto del professor Musso, che è uno studioso, ha cercato proprio di mettere insieme queste radici partendo dalla storia delle municipalizzate che poi nel corso della storia sono andate a confluire dentro ira. Ecco qual è, eh, Stefano? Ti chiedo il, il tratto comune eh, di questa esperienza che hai potuto indagare coordinando il lavoro anche di altri studiosi. Il tratto comune è l'idea che Sta alla base della nascita delle municipalizzate all'inizio del Novecento, oltre 120 anni ormai sono passati, ed è l'idea che occorreva fornire servizi che migliorassero la qualità della vita dei cittadini ma si trattava di servizio di forniture di energia che al contempo erano indispensabili per lo sviluppo industriale, per lo sviluppo economico delle comunità locali. E l'intervento della mano pubblica in questo campo si sviluppava in due sensi, nel fornire servizi che non erano appetibili dal capitale privato perché non sufficientemente remunerativi. C'era quindi una finalità sociale anche nel fornire determinati servizi, ad esempio il trasporto pubblico. E dall'altro lato, eventualmente, intervenire in campi nei quali esisteva una situazione di monopolio, perché era più funzionale che ci fosse un solo gestore, un solo fornitore, una sola impresa, la quale, se privata, praticava prezzi molto elevati sul mercato. Allora, l'intervento della mano pubblica serviva a introdurre un elemento di concorrenza. Paradossalmente, la mano pubblica creava... Concorrenza e consentiva di calmierare i prezzi. Ad esempio, nel caso torinese, vi fu una vera e propria battaglia dei prezzi fra l'azienda elettrica municipale, che in fondo è l'origine sta dell'IREN di oggi, assieme naturalmente alle municipalizzate delle altre realtà eh, che sono poi confluite attualmente nel gruppo, e, e, e la SIP. Che era la società idroelettrica piemontese, eh, e, e il risultato fu che le, i prezzi dell'energia elettrica a Torino furono molto più bassi per lungo tempo rispetto a quelli di Milano. Quindi, Ma perché appassio, si appassionavano le persone, le abbiamo sentite eh, poi anche qui in diretta, eh, Omenia Roscio, che ci racconterà dopo. Che, che cos'è che scatta nella, diciamo, nella, nella memoria anche delle persone per. Avere questo senso di servizio, no, alla comunità. Scatta quello che è evidente anche dalle brevissime interviste che stavano nella clip, cioè l'idea di lavorare al servizio della collettività, della comunità locale, e quindi di essere stimati, di essere apprezzati anche dalla, dalla cittadinanza. Come dire, c'era anche un orgoglio di appartenere a un'impresa che lavorava non per il profitto privato, ma per il benessere della comunità in cui si viveva. E questo stava alla base di forme di, appunto, di, di identificazione, di senso di appartenenza all'impresa, molto utili anche per l'efficienza stessa dell'impresa, perché chi lavorava nelle municipalizzate per lo più, non so, non si può generalizzare, però per lo più ci metteva l'anima, faceva del suo meglio. Certo, e poi c'era anche, eh, ma questo lo potrete approfondire magari andando a curiosare su Iren Storia ah, o leggendo questo volume, anche un'organizzazione del lavoro attenta no, alla, alle, alle relazioni, perché questo è un po' la chiave di, di volta forse. Certo, c'era diciamo anche un ruolo di avanguardia per certi aspetti svolto dalle aziende municipalizzate nella qualità delle relazioni con il personale. Perché, in un'epoca, parliamo appunto degli inizi di queste esperienze, in un'epoca in cui non esisteva alcun sistema di welfare pubblico, non esistevano sistemi di previdenza, di previdenza sociale e così via, eh, le municipalizzate spesso si ponevano all'avanguardia nel fornire servizi aziendali ai dipendenti, che poi venivano in qualche modo copiati e applicati anche da altre realtà private. Giampaolo Roscio è ultimo ma non ultimo in ordine di parola eh, rappresenta un po' anche questo fil rouge perché ha iniziato la sua carriera professionale nell'azienda elettrica di Torino adesso è eh, in Irene, si occupa di illuminazione è fresco di rinomina lo possiamo dire ai vertici dell'associazione dell'Aidi, l'associazione italiana dell'illuminazione e non a caso ci ha portato un oggetto che è una bella lampadina e, sì, sì. Mi, mi devo muovere con cautela per non perché, romperla. Ecco. No, la mia collega si è raccomandata. Dice una delle ultime che abbiamo trovato. E quindi, che cos'è questa, questa lampadina? La, ma questa è una lampada a incandescenza da, da 1000 watt, quindi una potenza particolarmente interessante. Che veniva installata nei primi anni del, del Novecento. Quindi è proprio uno degli, degli esempi di quelle installazioni che hanno eh, iniziato ad ampliare quella che era l'illuminazione pubblica della, della città di Torino. Devo dire che l'illuminazione pubblica, con uh, a parte la storia con AM, ma se mh, ci orientiamo un attimo sulla città, è una storia lunghissima. Perché il primo esempio di illuminazione pubblica torinese risale al 1675. No? Quindi, quindi, molti anni fa, quando si iniziò ad illuminare in modo organico, con uh, ovviamente le candele: prima di Sego e poi di, di cera, no? per poi. Arrivare ovviamente un po' più avanti con i lampioni alimentati ad olio d'oliva, inizialmente, poi a varie tipologie, fino a poi. Al gas, il gas a Torino ha avuto una storia importante nell'illuminazione pubblica perché è stato utilizzato dal 1846 per 70 anni, quindi fino all'avvento poi delle, delle lampade elettriche. Quindi questa tipologia di lampade che ho portato. E questo ci conferma nell'idea che, insomma, sicuramente l'Italia è decisamente migliore di quella che alle volte appare per, per la gente ecco, che si impegna quotidianamente nel lavoro e forse anche perché c'è. Eh, lo diciamo con un po' di orgoglio subalpino, anche quest'idea effettivamente di una città laboratorio all'avanguardia anche eh, su questi fronti. Credo che, e penso che la sua esperienza professionale ce lo possa testimoniare come memoria, eh, c'è stato proprio anche un'evoluzione che il vostro gruppo, prima municipalizzata, poi nei, nei vari passaggi societari, ha, ha seguito con molta attenzione l'evoluzione anche tecnologica. Però senza dimenticare le radici, come quella, quella lampada di illuminazione del primo novecento. Direi, direi assolutamente di sì. E, mh, anzi, devo dire che la, la città di Torino, prima poi la M, Iride, Iran, sono sempre stati anche in Italia un punto di riferimento. Proprio perché c'è sempre stata molta attenzione all'innovazione, all allo sviluppo, alla formazione. Perché Marco diceva prima, eh, noi abbiamo lavorato per qualche anno, qualche decennio assieme, eh, si è lavorato tantissimo sulla formazione. E nella stessa struttura avevamo messo insieme la rete di distribuzione dell'energia e la rete di illuminazione pubblica. Quindi, eh, quando assumevamo i nostri nuovi colleghi, stavano sei mesi in formazione proprio perché abbiamo ritenuto che la professionalità fosse importante. Due aspetti, professionalità e sicurezza. Poi, se mi è permesso devo dire e questo lo devo riconoscere ai miei collaboratori, il concetto di squadra che abbiamo detto prima di appartenenza, ma sicuramente riconosco tre qualità che sono un po' alla base del successo, che sono la disponibilità, la competenza, l'esperienza, ma soprattutto la passione, perché nel nostro mestiere al di là degli aspetti tecnici dobbiamo essere un po' artisti, non ovviamente ai livelli di Eugenio, ma insomma dobbiamo metterci del nostro. Certo. Però è sempre importante, e vedete che è una costante che ritorna, non perdere il filo della memoria, perché è lì che si trova anche forza, mi verrebbe da dire energia, ma eh, direi quella consapevolezza no? per cui si deve, si deve crescere. E, Eugenio, so che queste, queste testimonianze in qualche maniera un po' ti hanno. Grazie, onorato di essere qui, ho discorsi interessantissimi. Io... Però un po' ti hanno solleticato, perché in fin dei no. conti, come se eh, eh, no, eh, i, i nostri amici eh, ci avessero raccontato un po' ecco, la, la memoria di una, di, di una band dal TAN, no? perché ci, si respira un po' questo, questo mood. Mi, mi dicevi che però forse avevi tu anche qualche domanda da fare loro, sì, perché sì. potrebbe essere interessante come scambio. Esatto, perché <ride> creare una band, insomma, crescere con una band, ma soprattutto all'inizio è molto difficile perché non ci si conosce. Non si, si deve quasi fare una scommessa eh, a, a lungo termine, all'inizio a breve termine perché è un hobby, una passione, una vocazione, ma a, a un certo punto diventa un, un lavoro e quasi una famiglia, no? una band. E allo stesso tempo quando mi, mi, mi stavo chiedendo quanto possa essere difficile gettare le basi per creare un'azienda una, un così, così grande e della quale tutta una città ha, ha bisogno in maniera... Eh, Continua e, e quindi mi chiedevo se ci fossero dei, dei parallelismi eh, quando, con la storia di una band nella storia di, di un'azienda come la vostra. Adesso non sa so chi fare a porre questa domanda, sentiamo Roscio e poi anche Omenia. Perché... Abbiamo vissuto qualche anno assieme, quindi no, è importantissimo no? questa miscellanea perché tutti noi, quando siamo arrivati il primo giorno, ci siamo trovati in un ambiente molto più grande no? di quella che era la nostra esperienza. Anzi, io, se io devo dire: il primo, uno dei primi giorni mi hanno portato in una cabina elettrica. E ho fatto fatica a riconoscere che era una cabina elettrica, perché uscendo dall'Istituto Tecnico, ovviamente hai in mente quelli che sono gli ultimi ritrovati della tecnica, ma noi ci siamo ritrovati a, ad operare su cabine del 1920, no? quindi questo è stato un aspetto. Però devo dire che subito i colleghi più anziani ci hanno fatti sentire a casa: no? c'era questo spirito veramente di, di collaborazione, poi c'erano comunque delle, delle attività. Eh, che mh, impegnavano anche per più giorni e diventava quasi un rito no? Marco ricorderai quando si facevano i giunti sulle 27.000 che duravano tre giorni si potete tradurre per noi che non siamo Sono dei, dei cavi <ride> di, di media tensione no? sì. e per cui la, la riparazione di questo cavo richiedeva tre giorni di lavoro con quindi, le vecchie tecnologie, quindi addirittura si montava la tenda e per tre giorni si stava a contatto ovviamente e lì il gioco di squadra era importante no? perché c'era ovviamente il caposquadra che era quello che dettava le regole ma poi c'erano gli altri componenti che ovviamente erano quelli che poi alla fine diventavano fondamentali per la sì, perfetta riuscita. Quindi deve esserci più... una, una visione di insieme perché non basta che, che ci sia una persona che guidi gli altri. Sì, devo dire che poi in quegli anni... Divagando anche per non parlare solo di aspetti tecnici, eh, questo spirito di squadra iniziava già al mattino, no? perché anche se l'orario di lavoro iniziava alle 8 quasi tutti arrivavano alle 7 perché si faceva colazione no? quindi c'era già un primo momento in cui si scambiavano le idee e questo comunque è servito poi chiaramente stiamo parlando di una dimensione dell'azienda che in quel periodo era di 1500 dipendenti ovviamente il numero le dimensioni eh, sono importanti anche in questo però devo dire che questo spirito peraltro testimoniato dai colleghi è rimasto e questo forse è la forza del nostro gruppo eh. devo dire che in tutti i territori eh, questo spirito è rimasto e adesso coagulato assieme devo dire che è uno dei, dei punti di forza. D'altra parte adesso che siamo nella ripresa dopo la terribile pandemia gli economisti dicono che bisogna cambiare paradigma ma ci sono alcuni analisti che ritengono importantissimi come asset anche per il buon funzionamento di un'azienda oltre che di un paese i beni relazionali, la colazione fatta insieme che non vuol dire che necessariamente si diventa un gruppo di amici ma che le relazioni sono buone. Marco Megna lo sa forse meglio di, 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 di tutti noi perché, come formatore, però bisogna dirlo perché siamo anche archivisti, ad archivissima, è eh, un, un collezionista, un archivista di prim'ordine perché nella, nel, nella sede di, di, di Torino Sud Ovest, eh, ce, ce lo può spiegare bene? Colleziona degli oggetti da far vedere a, a, ai nuovi colleghi Io che entrano. Colleziono e conservo perché ho avuto la fortuna di avere in eredità. Eh, assieme alla, alla scuola che adesso chiamiamo centro di formazione che è appunto in via Guidoreni ho avuto il piacere e l'onore di avere in consegna tut, tutta una serie di oggetti, alcuni anche parecchio datati o degli strumenti addirittura del 1880-1890 e quindi eh, ho avuto e questo piacere si può piacere. venire a visitare questo assolutamente splendore? assolutamente sì. sì, la scuola è visitabile e per un certo periodo abbiamo avuto anche eh, la visita da parte degli istituti tecnici che venivano a vedere appunto gli impianti i vari accessori che noi utilizziamo sugli impianti dicevo io ho avuto in eredità questi, queste apparecchiature e però eh, siccome ho questa passione per, per gli oggetti antichi io a casa restauro mobili ehm, una ho, figura continuato, come... ho, continu, ho continuato a raccoglierli e ho in, aumentato eh, progressivamente il numero di oggetti disponibili. In realtà eh, il locale di formazione è stato realizzato per fare formazione. Il, tutta la parte storica a me, come formatore, serve per arrivare a spiegare quello che dobbiamo fare. Perché c'è un confilo continuo tra quello che è il passato e quello che è il presente. Io sono eh, della generazione vecchia ormai possiamo dire, dove right. la massima espressione della capacità era la qualità del lavoro e l'attenzione. La nuova generazione è, è come dire è molto veloce, è molto orientata alla velocità, la rete, la connessione e io cerco di trovare il giusto equilibrio tra le due situazioni, tra le due realtà. Quindi eh, utilizzare anche i vecchi oggetti per far capire l'importanza di mettere assieme i due mondi. Certo, parole sagge. Che non so, Eugenio, se ti ispirano, per esempio, ad andare a suonare all'interno di te. Porca questa, miseria, sarebbe sì, una cosa sarebbe... molto. Ma poi è interessante perché lui parla di energia ed effettivamente quello che cerchiamo di fare noi è. Non di, di tradurre l'energia che ognuno de, dei nostri ascoltatori ha dentro di sé in, in azioni, no? oppure banalmente anche in pensieri e in autoriflessioni. Eh, Quindi si parla di energia umana, non di energia elettrica. Però avete anche una forte, eh, diciamo, attenzione e connotazione alla, alla ricaduta sociale, un po' come eh, i nostri amici di Iran ci stanno raccontando: cioè di far sì che dietro. Oltre, oltre al piacere, insomma, alla bellezza dell'ascolto della musica, ci sia poi anche un contenuto no? che porta, sì. per esempio, alla sostenibilità o ad altre attenzioni che è importante avere. Sì, noi appunto, come dicevo prima, eh, cerchiamo di tradurre le nostre urgenze, eh, talvolta scaturite da, dallo studio, altre volte da, dal, dall'esperienza quotidiana, eh, in, in parole e alcune volte anche in azioni. Nell'esempio, appunto, Lettera al prossimo, una piattaforma che abbiamo lanciato praticamente ormai un anno e mezzo fa, dove cerchiamo di mettere in comunicazione in rete le persone eh, in una piattaforma in cui possono fare domande e ricevere risposte da esperti e divulgatori scientifici anche riguardo questi temi di, di sostenibilità. E parallelamente, abbiamo lanciato questa piattaforma anche con eh, l'obiettivo di piantare una foresta. E quindi anche qui l'azione la, collettiva diventa concreta e appunto tra qualche giorno andremo in Trentino a rimboschire ri ri si dice, sì, un'area colpita dalla tempesta, vaia appunto a Paneveggio e quindi questo non solo genera nelle persone che ci seguono una, un senso di appartenenza, ma anche una, un senso di, non di impotenza, no, di potenza e di, 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 di comunità, è quello di cui si sta parlando anche qui no, oggi, eh, la differenza la, fa, la si fa quando... Eh, L'azione, la, il fine a cui si tende non è il profitto, ma eh, la, la comunità. E qui, certo. qui si parla di questo, mi sembra, nel senso che l'energia de deve volgere a questo obiettivo. Certo, in questo senso, eh, la, la memoria eh, da custodire è un valore preziosissimo. Eh, mi viene da coinvolgere ancora Stefano Musso proprio per chiedergli una riflessione ecco, su, sul valore della, della memoria, che non è solo l'erudizione del ricordare la data, no? è, un cosa, è un qualche cosa di più. No? E... È un valore economico un valore economico per l'impresa, oltre a tutto il, il quadro dei valori, come dire, relazionali e, e umani ed etici, se vogliamo, ma è un valore economico. E ormai le imprese se ne stanno accorgendo. Ora, io qui ho portato un altro oggetto, che è un volume recentemente uscito, Archivi di Impresa, è una sintesi delle esperienze italiane. Degli ultimi ormai 30-40 anni. E, e nelle aziende che hanno avviato questo lavoro di recupero della memoria, di recupero dei musei, degli oggetti eh, che hanno caratterizzato la tecnologia la vita dell'impresa, è ormai evidente che tutti creano eh, una funzione che è quella del management dell'heritage. No? Se ne parla diffusamente in, in questo testo, perché. Oltre a tutto il resto, eh, l'investimento sulla memoria e sulla storia dell'impresa eh, diventa un forte valore economico per l'impresa medesima. Non solo per far vedere che si tratta di un'azienda affidabile perché vive ed opera da decine e decine di anni. Eh? Ma perché appunto eh, all'interno del quadro valoriale delle capacità delle competenze create nella storia aziendale si realizza un'immagine eh, che è. Non soltanto importante per la coesione interna del, dei lavoratori dell'impresa, ma che è importante per il, il marketing, per attirare i clienti a servirsi dei, di quell'impresa. Sì, e in questo senso forse ci sarebbero dei ragionamenti interessanti da fare proprio sulla velocità, no? come ci diceva, ci ricordava prima Marco Megna. Paradossalmente siamo nell'epoca digitale dove non si dovrebbe perdere nulla e invece facciamo un mucchio di spazzatura e di rifiuti digitali. Digitali e non riusciamo più forse a raccapezzarci, non nel nostro passato recente almeno. Quando c'è troppa, troppa, troppa cosa, ci sono troppi materiali e ci si disperde in un mare molto, molto ampio. Da questo punto di vista, lavori come quello che è stato messo in campo con il progetto Irin Storia, ehm, ha questa capacità di sintetizzare, di estrarre eh, il succo, come dire, no, di un'esperienza storica e di renderla fruibile ad un pubblico vasto. Da un lato con degli studi di carattere scientifico come quelli che sono stati prodotti all'interno del volume, ma attraverso il sito, attraverso la disponibilità di videoclip, di eh, registrazione di interviste ai protagonisti della storia dell'impresa, si può anche raggiungere un pubblico, un pubblico molto più vasto e la capacità di. Riprodurre ancora oggi, nonostante che la trasformazione eh, delle imprese da municipalizzate in, in società per azioni abbia un pochino, come dire, avvicinato la natura, la caratteristica dell'impresa al al, al, alle attività del, del privato, per, permane ancora oggi. Ad esempio, nell'esperienza Iren, del, gru, del gruppo Iren, banalmente, le fusioni sono avvenute per contiguità territoriale. Cioè, dietro c'è un progetto industriale, non c'è un progetto di ricerca finanziaria del profitto. C'è un progetto industriale che, come dire, si muove su territori contigui per razionalizzare, per fare sinergie, eh, per migliorare l'efficienza. Cioè, e tuttora eh, qui c'è un esempio chiaro di un eh, investimento che ha un progetto industriale alla base che si muove contro alcune tendenze che purtroppo oggi caratterizzano la finanziarizzazione dei mercati e delle, certo. e delle scelte eh, degli imprenditori. Quindi, In questo senso tutto ciò ci può spingere legittimamente a essere anche ottimisti sul futuro. No? In questo periodo siamo rimasti tutti un po' acciaccati dall'esperienza del, del, del Covid, soprattutto nel guardare lontano. No? E invece ritornare indietro magari ad esperienze come queste ci può dare un po' di ossigeno per guardare. Non c'è dubbio. dubbio. Ah. Eh, tra l'altro anche la storia ci aiuta a capire a volte quali sono state le strategie di successo nell'affrontare le crisi. E le crisi sono sempre eh, portatrici di danni, ma sono anche occasioni per ripensare i problemi, per rimuoversi su delle, su delle vie. Più, più capaci di rispondere alle esigenze delle comunità, delle, della, della, delle cittadinanza, certo. eh, delle persone. Quindi, da questo punto di vista, anche come, si vede, insomma, no? è cambiata la politica europea eh, in seguito alla crisi e cambierà in una direzione che favorirà uno sviluppo più uguale, più sostenibile. Tutto questo è anche poi la base per poter ragionare. Eh, con consapevolezza di valori importanti come, come la bellezza. Eh, Iren, ma diciamo quella che è adesso l'esperienza di Iren, ha contribuito anche a esperienze significative come Lucid artista che qui a Torino hanno, eh, come dire, un punto di riferimento eh, importante. Vorrei chiedere ecco, a Giampaolo Roscio che cos'è, alla luce delle cose che ci siamo detti fino ad ora, che cos'è stata ecco, questa esperienza per. Nella memoria di Irene. Beh, è stata un'esperienza interessante, nata nel 97. Quindi, devo dire, per merito del papà di Lucid Artista, no? l'assessore dell'epoca Fiorenzo Alfieri, che è scomparso lo scorso anno ed è stata una sfida nata magari anche con qualche dubbio no, sulla riuscita. In realtà poi si è rilevata, rivelata veramente un'iniziativa importante. E, diciamo che come sempre Torino è stato all'avanguardia, perché Torino ha lanciato le luci d'artista, che poi oggi, a distanza ormai di 24 anni, è stato diciamo, esportato, anche in alcuni casi copiato da altre, da altre città però torino è rimasta veramente l'unica città dove le opere sono fatte da esclusivamente da Raffa. questo è bello della diretta <ride> e, e diciamo, ci, ci, ci sono stati altri esempi in italia noi abbiamo collaborato anche con la città di salerno no? se vogliamo un altro tipo di, di progetto forse eh, con uh, opere più popolari ma salerno Testimonia, diciamo, quella che è l'evoluzione delle luci d'artista, cioè utilizzare la luce per incrementare quello che è l'aspetto turistico, no? quindi aprire la, la bellezza delle città a portare i visitatori. Voi pensate che eh, Salerno, adesso, ovviamente, sono, sono due anni che non si può fare luci, ma eh, riusciva a fare? 2 milioni e mezzo di visitatori nei tre mesi dell'installazione di luci d'artista. Stiamo parlando ovviamente di, di una città più piccola rispetto a Torino. Però questo investimento è stato visto proprio con lungimiranza sull'aspetto di aprire la città certo. ai turisti. E questo secondo me è un po' il tema che tutti noi che ci occupiamo di illuminazione dobbiamo un po' perseguire, cioè capire che l'illuminazione non è fine a se stessa, non è legata esclusivamente alla sicurezza, ma dobbiamo vederla come un servizio alla città, come un servizio al paese. L'Italia è piena di bellezze, di borghi e quant'altro, anche oggi nel PNR si cita anche proprio eh, la possibilità di utilizzare i fondi per migliorare la visibilità eh, dei borghi e quindi il nostro ruolo è anche questo. E quindi questo sta un po' anche il termine... Ehm, diciamo così, creativo no? della nostra, forse la parte certo. più divertente. Diciamo che la mia generazione, io mi occupo di illuminazione da, da un ventennio. Abbiamo avuto la fortuna di vivere la trasformazione della nostra città. Perché ovviamente, nei primi anni 2000, quando si abbandonavano le aree ex industriali certo. si costruivano palazzi via, noi arrivavamo con l'illuminazione. Poi abbiamo fatto il grandissimo piano di illuminazione scenografica decorativa, un progetto che ancora oggi viene ricordato: 100 monumenti sotto una nuova luce, che è stato un grandissimo successo durante i Giochi Olimpici. Quindi questa è la parte bella divertente insomma, del nostro mestiere. Certo, eh, ci stiamo avviando la conclusione. Io volevo chiedere ancora ad Eugenio perché il tema di Archivissima, lo sapete, è generazioni per le cose che hai ascoltato adesso, eh, che, su cui ti sei eh, incuriosito nei, nei giorni. Precedenti questo nostro incontro, ecco, a tuo avviso, come potrebbe funzionare un buon dialogo tra generazioni? Caspita, eh, che tra... responsabilità! Eh. No, magari proprio per questo mm. impegno che abbiamo sentito, no, per, per, per una comunità civica, attenta insomma giusto per lanciare qualche ponte certo, e vedere certo. magari se con l'archivista Marco ah, Migni si riescono a creare delle liaison ah, il dialogo eh, secondo me è fondamentale soprattutto oggi che l'educazione e l'istruzione, no, più che l'educazione e l'istruzione, ehm, la, la comunicazione tra le generazioni è diventata sempre più orizzontale. Per cui banalmente, eh, mio, fratello sette, no, ho, mio fratello minore di sette anni ha più ehm, contatti e eh, diciamo, ha più dialogo con un suo coetaneo che vive in Giappone di quanto ne abbia con eh, sua madre o di quanto ne abbia con me. Certo. che eh, abbiamo appunto una quindicina di anni di differenza. Per cui io mi auguro che si riesca ad ottenere sempre più a livello educativo e ed di istruzione un'adeguata un formazione anche nelle scuole per quanto riguarda tutto, tutto ciò che riguarda l'educazione civica, ma anche energetica, ambientale e, eh, e questo sicuramente aiuterebbe a formare delle persone che più di me e della mia generazione eh, senta vicino questi temi e eh, senta di esserne parte a no? tutti gli effetti e a questo punto ehm, cercare un dialogo in modo tale che la, gener la generazione che mi precede e quella eh, a cui faccio parte eh, possano eh, trovare dei, dei punti in comune in comunicazione in modo tale che eh, le, le competenze di una generazione possano eh, diventare eh, parte del della vita quotidiana certo. anche della generazione successiva, no? perché la cosa difficile è riuscire a generare curiosità e eh, senso di appartenenza no? e, e questo avviene attraverso sì, l'istruzione e anche la contaminazione di diversi eh, contenitori attraverso i quali e arriva questo... la, la, la comunicazione, è difficile da, da spiegare però. Eh eh, no, però è importante telegraficamente il vulcanico Marco Megna, queste cose che ci ha detto. Adesso Eugenio, come potrebbero essere tradotte nel, nella vostra esperienza anche formativa? Io, sposo appieno quello che ho appena detto. Eh, io ci provo. Io quando faccio il formatore eh, penso sempre alla scuola del nonno, quando mi metteva una mano sulla spalla e mi spiegava il mestiere. Secondo me bisogna proprio riuscire a creare un collegamento empatico tra chi fa il formatore e non parliamo di tecnica, parliamo veramente di, di empatia e di, tra, di saper trasmettere una passione. Quindi ho, la sposo completamente a questa, questa... Ecco, una, un modo, ecco, mi è venuto in mente un modo rapidissimo, eh. la gamification, praticamente trasformare in gioco alcune diciamo delle, delle operazioni formative, no? nei ragazzi che giocano spessissimo ai videogiochi, se noi riuscissimo a trasformare questi videogiochi anche in qualcosa di educativo e di formativo, avremmo fatto bingo. Perfetto. Allora io ringrazio Marco Megna, Eugenio Cesaro, Stefano Musso, Giampaolo Roscio. Chiedendovi scusa perché vi do le spalle, invito qui a raggiungermi Giuseppe Bergesio che è l'amministratore delegato di, Ener eh, di, di IREN Energia. Chiedo scusa, è, è, un, è un cedimento di, di, di fine Scusate, vediamo. <ride> abbiamo sentito sì. tante, tante cose interessanti sulla storia di Iren. Eh, che ci danno il senso anche dell'importanza dell del progetto che avete messo in piedi sulla storia, sulle vostre radici, che non è solo compiacersi del passato, ma proprio custodire le radici è così, e così, completare in questo modo. Dato il progetto che abbiamo messo su che vi invito tutti ad andare a vedere che era in storia.it eh, che è un, un progetto di brand Heritage, effettivamente è una raccolta molto appassionante delle, dei nostri archivi, però Qua voglio dire una cosa, generazione, mi fa piacere questa sera generazione, ma in quante generazioni è passato? Cinque. Io faccio parte dell'ultima, più o meno, negli ultimi 25-30 anni. Però in generazione è un po' anche uno simile rispetto a archivissima, no? Perché cioè, non è archiviato, assolutamente, come è stato detto da Eugenio, per esempio, anche magari così, improvvisando un po', giustamente un musicista deve improvvisare. Eh, ma è creativo, <ride> quindi... <ride> allora, eh, questo diciamo, permette proprio di trasferire quello che sono le esperienze e le competenze, almeno dalle ultime due o tre generazioni. Iren oggi vive di risultati che sono stati fatti non dalla mia generazione, ma dalla generazione precedente. Noi lavoriamo oggi per risultati che avranno neanche la nostra generazione, ma la generazione successiva. Come parafrasando, possiamo un po' dire che in questo momento noi prendiamo l'azienda a prestito dalla prossima generazione. Avete qualche progetto appunto per il futuro in, su questa strada, continuerete uh, come dire, a scavare con intelligenza nelle, nelle radici? Ma, ma certamente, cioè, ne, ne è, un, è un trasferire di competenze continuo ovviamente nell'ottica dell'innovazione, dell della sostenibilità eccetera, eh, questo è importantissimo perché IRE è effettivamente un attore fondamentale ormai del tessuto industriale, delle regioni in cui c'è. Ricordiamo che ogni euro che Iren spende c'è un altro euro e otto che viene speso dall'indotto, quindi moltiplicazione. C'è una ricaduta non È molto importante per questo ringrazio appunto la sindaca Pendino, come ha rilevato appunto che Iren sia un motore di, economico, di innovazione e soprattutto sulla sostenibilità ambientale. Qua faccio una battuta: una volta si parlava agli ambientalisti. Il problema non sono gli ambientalisti, sono i non ambientalistici, crediamo oggi. È un'altra cosa. L'Accademia della Crusca dovrebbe togliere una parola invece che aggiungere. Sai come togliere il rifiuto? Non ci deve essere più la parola. Parliamo di riuso, di riciclo, eccetera. Però, ecco, in questo senso, qua alcune parole vogliamo archiviarle. E questo <ride> è una cosa molto importante. Io ringrazio Giuseppe Bergesio, ringrazio tutti voi che ci avete seguito e naturalmente l'appuntamento e per gli eventi successivi di Archivissima grazie e buon grazie. proseguimento di sera grazie. Buonasera a tutti e grazie per essere qua alla presentazione di Archivio Magazine che è ovviamente un ospite d'onore in questo festival. Eh, sono, io sono Sara Marzullo e sono qua insieme al direttore di Archivio Magazine Valerio Millefoglie e a ehm, Giorgio Vasta che è qua in, in qualità di scrittore ospite di questa rivista. Eh, parlavamo prima con Valerio del fatto che è la prima volta che eh, archivio viene presentato al pubblico. Eh, io ho amato molto questo numero qua, l'ho trovato eh, straordinario, proprio perché io poi che non sono degli anni 80 ho eh, avuto il modo di, di vivere questi anni in un modo che non era esattamente quello che mi aspettavo. Cioè mi, hanno, mi ha mh, meravigliato il modo in cui eh, Valerio e eh, tutto Archivio Magazine hanno affrontato questi anni. E c'è una cosa che credo dici tu nel, nell'editoriale: che gli anni Ottanta sono anni che sono così vicini e così lontani. E, e appunto stavo pensando uh, a una cosa ultimamente. Pensavo al fatto che uh, negli, ultimi, negli ultimi tempi mi è sembrato che gli anni Ottanta sono stati affrontati in un modo diverso: cioè che sia passato abbastanza tempo per creare tra noi e questi anni una distanza. Che ci rende capace di leggerli, anche per chi poi li ha vissuti da, da protagonista. Ci pensavo proprio perché um, sono uscite due cose ultimamente che mi hanno fatto pensare um, a questo recupero di questi anni e anche a una distanza che ce li fa leggere in un modo diverso. Di solito pensiamo agli anni Ottanta come degli anni di, di disimpegno, no? in Italia sono gli anni della Milano da bere, degli Yuppie, uh, però invece sono stati anni, secondo me, anche molto. Um, in cui c'è stata tanta storia, e soprattutto sono stati anni ancora molto politici, e, e ci pensavo per l'uscita di due um, libri: uh, di un libro e di una serie te te televisiva. Il primo è Let the Record Show, che è un libro di Sarah Schuman che parla dell'epidemia dell di AIDS del, degli anni '80 a New York. E lei è un attivista di ACT-UP e, e ne racconta la storia del movimento. Uh, qualche anno fa aveva scritto anche un altro libro che si chiama The Gentrification of the Mind e racconta come quell'epidemia poi fosse sostanzialmente una questione politica perché aveva cambiato uh, tantissimo quello che, poi, um, quello che era poi la vita di New York uh, che poi dietro a quello c'era stata una grandissima bolla speculativa edilizia. E, e in questo libro invece lei appunto tiene insieme tutto il movimento e riesce a raccontare con questa distanza critica e politica quegli anni là. E lo stesso mi ha fatto pensare anche a una serie che penso che moltissimi avranno, avranno visto qua o avranno sentito parlare: che è Sampa su San Patrignano, eh, in cui, secondo me, adesso c'è stata comunque l'idea, seppur con i limiti di quella serie, di poter analizzare in modo critico e politico quella che invece sostanzialmente è stata vissuta più come eh, un'esperienza. Fortissima a livello personale e, ed emotivo. E quindi vorrei iniziare forse da qua eh, a chiedere sia a Valerio e, e a Giorgio come oggi sia cambiato il, il rapporto con questi anni. Ma allora, la, la cosa che, che, che mi piace del lavoro con gli archivi è che Porta sempre lontano da qualsiasi stereotipo. Sfogliando, sfogliando questo numero sugli anni 80, ci sono tantissime foto in bianco e nero, poco colorate, poco dagli anni 80. Eh, ci sono delle storie molto profonde, c'è cioè un, um, un rapporto epistolario con, con Giorgio Armani. E, che partendo dalla moda ci porta poi invece a, a raccontare gli abiti come dire, del, del, della società, ma anche dei suoi momenti personali di vita. Per cui non, non lo so, nel senso che mh, io mi, mi faccio guidare sempre, sempre dalle carte, da, dai documenti, e anche quando si è detto il prossimo numero sarà sugli anni Ottanta, non lo so, cerco sempre dei modi laterali di, di raccontare delle cose, mi interessa raccontare la realtà, le cose che sono realmente accadute, però che sembrano così, così particolari, così strane da sembrare inventate. No? E, um, una cosa per esempio mol molto bella che c'è in questo numero, che è, è stata la prima cosa che io ho pensato a eh, eh, coinvolgere Gao Xinzhen, che è il primo premio Nobel per la uh, letteratura, il primo premio Nobel cinese per la, per la letteratura. Che uh, nel, nel, fra l'83 e l'86 fa una serie di viaggi lungo il fiume Azzurro, nei momenti in cui il clima politico di Pechino gli è, gli è avverso. E, e lui prende queste fughe come una fuga anche da, dal tempo, quindi da, da ciò che accadeva a, a Pechino, e, e sembra andare indietro nel tempo, sembra percorrere questi villaggi d'acqua eh, che lo portano a conoscere le, le minoranze etniche. Eh, e il, quando gli abbiamo proposto di fare questa intervista, questa rievocazione storica di ciò che era, che era accaduto, e lui mi ha chiesto l'indirizzo fisico di casa, quindi non l'indirizzo mail. E dopo pochissimo mi è arrivata una, una lettera e dentro questa lettera c'era una chiavetta USB, l'ho inserita nel, nel computer e c'erano 101 foto di questo suo viaggio e per cui le foto sono diventate poi le domande di questa lunga conversazione. Ecco, quando è accaduta questa cosa? Negli anni 80 o nell'Ottocento o negli anni 60, Non lo so. E per cui personalmente non, non mi interessava ecco, ricostruire in modo, come dire, ra razionale un racconto degli anni 80, cioè non è una rivista saggistica è molto narrativa e quindi con, con la narrativa ti puoi permettere di, di andare altrove c'è uno dei mh, delle rubriche che abbiamo su ogni numero è ancora una volta una macchina del tempo perché andiamo sempre indietro di un secolo per cui in questo caso qui parliamo di un fatto accaduto nell'80 ma dell'Ottocento di un, di un esploratore, eh, attraverso i suoi diari, attraverso la uh, relazione dello psichiatra che lo visitò a un mese prima del suicidio, eh, non lo so, secondo me è, è davvero tutto così, così bello e ricco che non, non mi pongo neanche la, la domanda di come raccontare gli anni Ottanta, cosa dobbiamo andare a cercare, quali sono state le cose fondamentali di quegli anni, cioè è un... Uh, non so, potremmo fare altri dieci numeri sul 1982 sarebbero tutti diversi. Da, da lettore della, della rivista, eh, la sensazione che ho avuto quando eh, qualche settimana fa eh, l'ho ricevuta, l'ho prima sfogliata, poi eh, letta che eh, ci sia un eh, rispetto. Eh, non so se è ponderato, pianificato o istintivo, questo è qualcosa su cui Valerio eh, può darci un'informazione, eh, un rispetto nei confronti della, mi verrebbe da dire, strutturale imprendibilità del tempo, c'è un racconto brevissimo di Kafka che è quello del, eh, che descrive questo filosofo attratto dai bambini che giocano con una trottola di legno eh, ed è quasi sconvolto nel, nell'osservarli, osservare eh, il vorticare della trottola. A un certo punto fa irruzione in mezzo a loro, eh, afferra al volo la, la trottola e si ritrova in mano, come scrive Kafka, un inutile pezzo di legno perché la trottola manifesta se stessa nel vortice. Eh, ci possono essere posture, sguardi, che cercano di affrontare il tempo, come prova a fare ingenuamente, anche disperatamente, il filosofo di, di Kafka, fermandolo, bloccandolo, eh, e possono esserci posture e sguardi che invece eh, sono affascinate da quel vortice e da quella eh, imprendibilità. Per me personalmente, gli anni Ottanta che, diversamente da Sara, ho vissuto, non posso neanche vagamente dire da protagonista, eh, per usare l'espressione che ho usato prima, perché eh, adolescenza e preadolescenza trascorsi in, in quel decennio, eh, al limite... Il protagonismo poteva essere una forma di privata mitomania, ma non era condiviso da nessuno: nessuno ci credeva, nessuno mi credeva e avrebbe anche avuto ragione a non credermi perché in realtà è eh, stato un tempo eh, di preoccupazione, se non di eh, paura costante, eh, che si concretizzava in diciamo, un di luoghi, uno quotidiano, eh, vale a dire il liceo che io ho iniziato a frequentare, il liceo classico, nell'84 fino all'89, eh, perché percorrere eh, il tragitto dall'ingresso della scuola, il cortile, la scalinata, l'atrio interno, la scala che portava al piano di sopra e poi un lungo corridoio. Eh, che portava fino alla classe era una specie di ehm, via crucis che fra l'altro si ripeteva più volte durante il giorno perché c'era anche la ricreazione durante la quale ti muovevi verso l'esterno, poi tornavi verso l'interno e alla fine delle lezioni tornavi di nuovo verso fuori. Perché quell'esposizione agli sguardi di nuovo all'interno di una nevrosi e di una mitomania, nessuno mi guardava. Eh, mi faceva sentire eh, esposto in uno stato di vulnerabilità e quindi per me la metà degli anni Ottanta ha a che fare con, questo, con questa paura continua eh, dell'essere percepito. E con un altro luogo che esisteva eh, a Palermo e che era un negozio che credo abbia avuto i suoi omologhi, anzi ha senz'altro avuto i suoi omologhi in, in ogni città italiana ed è un tipo di negozio rappresentativo degli anni Ottanta. A Palermo si chiamava Dolcemente Mostruoso eh, e ammetto che anche in questo caso mi terrorizzava già dall'avverbio, eh, nel quale venivano venduti eh, gadget, la parola ancora non aveva una diffusione ma probabilmente è la più esatta per indicare il tipo di articoli, eh, è quello che oggi Grosso modo puoi trovare da Tiger eh, in un contesto più consapevole dell'assoluta inutilità delle cose che vengono vendute. Eh, dolcemente mostruoso, eh, vendeva le, mh, i biglietti d'auguri eh, a forma di topo, di gatto. Già scritti sui quali dovevi soltanto apporre le, le firme, che poi sono rimasti e credo si trovino ancora nelle cartolerie. Nel periodo di carnevale, è una, un, un momento degli anni '80: è stato un lungo carnevale, cosa che eh, la rivista percepisce e eh, racconta. Trovavi eh, quei giochi imbarazzanti che producevano rumori puzze e tutto questo e una volta alla settimana dolcemente mostruoso veniva eh, visitato dentro la rivista c'è una fotografia che mi ha tentato eh, quando dovevo su eh, invito di Valerio scegliere una o più foto per scrivere un testo è una foto eh, che si riconosce immediatamente, la, la, la mostro eh, è quella qui a sinistra. Scrupoli perché la grafica, eh, i colori sono dolcemente mostruosi. Sono sì, quelli sì. dolcemente mostruosi. Hanno quella fosforescenza, quell'aggressività. Eh, che è appunto un tipo di negozio farti sperimentare. Voleva eh, suggerirti, non dico importi, suggerirti di essere euforico. Era come se ti dicesse: tu puoi vivere in uno stato di euforia, puoi vivere il tempo in uno stato di euforia. E in effetti accadeva e concludo perché negli anni 80 io ho scoperto. L'esistenza, eh, adesso detto da me, adesso ha qualcosa di, di paradossale, dei pettinini per le sopracciglia, che fra l'altro nella prima stesura del racconto che ho scritto per la rivista c'erano e che poi ho cancellato perché sforavano perché le bisognava battute. bisognava ridurre il numero di battute, perché quando un eh, compagno di scuola ha ha mostrato questo pettinino che probabilmente aveva comprato da Dolcemente Mostruoso, io ero rimasto eh, sbalordito eh, dal fatto che appunto si potesse vivere tutta la propria eh, vita, anche proprio corporale, eh, in questa chiave eh, euforica. Secondo me è bello, scusate, questo racconto che ci ha fatto Giorgio, e, e un po' mi sembra raccontare il procedimento anche del, del lavoro di, di, di archivio e quello che dicevi prima tu sul, sull'idea degli anni Ottanta. Cioè, gli archivi funzionano come una lente di ingrandimento, per cui tu da lontano hai l'idea degli anni Ottanta variopinti, ma poi se prendi la lente di ingrandimento e vai nelle carte di un adolescente degli anni, negli anni Ottanta a Palermo viene fuori questo, questo racconto, per cui la bellezza, secondo me, di lavorare con gli archivi e poi di cercare di farne una narrazione è proprio questo, ed è questo che ti porta poi lontano dal, dallo stereotipo di un decennio. Sono molto d'accordo. Prova. No, sono molto d'accordo. Mi sembra che siamo appunto siamo saltati dentro la rivista e abbiamo raccontato tantissimi dei, dei contenuti. E, e quindi vorrei partire però eh, appunto proprio dal coinvolgimento di Vasta per eh, chiedendoti intanto come ha funzionato il, il contatto con Vasta e anche qual è stata poi la. Mh, il processo eh, per cui poi Giorgio ha scritto il racconto il paguro che, che in un certo senso ci racconta tantissimo appunto poi di questi anni di cui vorrei poi eh, parlare anche perché appunto scegliere eh, uno scrittore che arriva da un libro in cui parlava dell'assoluto niente e poi sommergerlo appunto di non solo di oggetti ma appunto eh, farlo tornare a un'epoca che è un'epoca fatta di di pieno, di pacottiglia, sembra appunto molto interessante. Allora eh, l'incontro è nato così: eh, così come gli, ar gli archivi dialogano, no? l'incontro con Giorgio è avvenuto non per questo numero, ma per quello precedente, sugli anni 90. E lì, diciamo, nel numero sul 91, le cover story erano una ambientata a Durazzo. Eh, perché un'altra idea di utilizzo degli archivi e della memoria è quello di tornare nei luoghi in cui le cose sono accadute e cercare di rievocarle con documenti ma anche con delle persone che quel fatto preciso l'hanno vissuto e in quel caso lì eh, sono andato a Durazzo alla banchina numero 5 di Durazzo da cui nel 91 partì la nave mercantile Vlora che portò 20.000 profughi albanesi nel porto di Bari e ci sono andato con il capitano di quella nave, Alim Milaci. Dunque, questo qui era il, uno dei due um, pezzi di apertura di, di archivio, è 91, e il secondo invece era una lunga intervista a Letizia Battaglia a Palermo. Per cui prima di, di andare a Palermo ho sentito Giorgio anche per, mi anche per chiederti dei consigli su altri luoghi, su altre storie d'archivio che pot potessero essere interessanti al di là del numero da, da inserire sul, sul sito delle, del magazine. E Quindi poi quando siamo, sono, sono andato a Palermo ci siamo incontrati e in quel caso lì il racconto d'archivio era di Emanuela Corbè, per cui invece parlando io ti ho proprio proposto, ho detto ma ti andrebbe in uno dei prossimi numeri di, di partecipare a questa sezione della rivista che come dire, scardina tutte le pagine precedenti perché se tutto appunto si basa sui fatti, su cose documentate, invece in questo... Racconto d'archivio, l'autore può prenderli, stravolgerli, cambiarli, usarli per inventarsi qualcosa. E poi cosa è successo? Eh, che il procedimento che poi c'è sempre per questa sezione. Noi inviamo una cartella via Wetransfer con tutti i documenti del numero e tutti i documenti, come dire, sfusi, senza le fonti, per cui a Giorgio sono arrivate le nostre selezioni delle foto di Gax Gen, ma lui non sapeva che era erano le foto di Gaux Ingen, così come sono arrivate queste foto di un servizio a Quarto Giaro nel, nel, nella periferia di, di Milano, uh, così come sono arrivate le, i disegni di Nathalie Dupaschien, insomma gli è arrivato questo faldone telematico con forse erano cento, non so quanti documenti, e da lì lui doveva sceglierne uno, due, dieci, quanti... Quanti voleva per poi scrivere una, un, un racconto? e io gli ho inviato questo primo we transfer e poi gli ho detto mi sono dimenticato ce ne sono altri 20 di, di documenti per cui lui è stato sommerso da questa mole di, di documenti e si è ritrovato forse spiazzato no? mi, ti va di raccontarci proprio quel momento lì in cui ti sono arrivate tu ti aspettavi 10 mi hai detto non sì, 100 sì, <ride> sì io ero convinto che in realtà appunto tu non mi avevi indicato il numero e non so perché non Avessi visto il numero precedente e quindi come dire, ero consapevole della, eh, di quanto cospicuo fosse il numero dal punto di vista delle foto, eh, immaginavo di trovarmi davanti a 10-20 immagini e quindi di poterle in qualche modo governare tanto da un punto di vista eh, culturale, vale a dire di riuscire a eh, ricondurle non necessariamente al contesto dal quale provenivano, ma a un contesto più, più ampio che puoi ricavare a volte proprio dall'abbigliamento delle persone, dalla foggia dei capelli, dalla grana del, eh, dell'immagine o in alcuni casi immaginavo potesse esserci l'equivalente proprio del punctum di, di Roland Barthes che poteva irretire lo sguardo e farti Decidere di concentrarti su quell'immagine. Ehm, invece, davanti a 100 eh, fotografie c'è stato un senso di smarrimento che eh, mi ha fatto ricordare di eh, una cosa che riguarda gli anni '70, È, eh, ed esattamente la mostra che era stata organizzata a Milano alla Triennale. Eh, direi 10-15 anni fa che era dedicata agli anni 70 ehm, e che ero andato a visitare in un periodo nel quale lavoravo molto su, sugli anni 70 ed erano diventati un'ossessione avevo la curiosità nei confronti del modo in cui i curatori della mostra avevano affrontato quel, quel decennio e mi ero reso conto o almeno la sensazione da visitatore che avevo avuto è che eh, seppure avevano sentito, pensato quel decennio in tutta la sua complessità, nel costruire la mostra, si erano quasi rassegnati al fatto di eh, procedere per cataloghi all'interno, per repertori. All'interno di mh, ambiti diversi, fin degli anni 70, libri degli anni 70 e così via. Però, che cosa accadeva visitando quella mostra? Anche per come è fatta morfologicamente la Triennale, per come era stato organizzato il percorso interno, che quando arrivavi alla fine della mostra non eri sicuro di avere eh, visitato la mostra nella sua interezza. Eh, uscivi eh, dalla, dalla visita con un senso di eh, incompletezza eh, che non era fondato, magari la mostra l'avevi visitata tutta, ma rimaneva una specie di eh, prurito, di presentimento, di sensazione di una lacuna, di una stanza nella quale non eri entrato. Questo, questa stessa esperienza di smarrimento, di non poter tenere sotto controllo il tempo, l'ho vissuta davanti a quelle cento immagini. E ho cominciato a, mh, a comportarmi davvero come i cuccioli al canile, nel senso che scodinzolavo dietro... <ride> A un'immagine, poi dietro un'altra ne raggruppavo un paio su dei fogli, ho preso degli, degli appunti, quelle sul carnevale mi avevano davvero tanto colpito, perché ce n'è una in bianco e nero con una donna, suppongo una madre con i due figli in maschera seduti accanto, e lei eh, con la bocca eh, aperta in una specie di grido di difesa di, di no, non sai esattamente di che cosa forse di esasperazione un'altra in cui c'è un eh, ragazzo presumibilmente che indossa una maschera scimmiesca molto aggressiva e sta ed è impegnato in un'azione del tutto quotidiana come attraversare con una vecchia sta con una no? accanto. questa cosa qui è... eh, con questa specie appunto di eh, Inserimento dell'eccezionale all'interno del, del prosaico. Poi eh, quello che ha determinato la scelta finale è probabilmente vale a dire, eh, una foto in particolare, ma forse volendo si può arrivare a due o tre. Eh, è, la ragione è da un lato linguistica, cioè il ricorrere della parola fuori seppure dentro il racconto la parola non è utilizzata nella prospettiva culturale in cui figura all'interno delle foto, perché lì figura all'interno di battaglie politiche eh, per la libertà sessuale, e, e invece dentro il racconto funziona in un'altra maniera, non come è se fossero, è singola. È singola e poi è legata proprio a, a un rapporto che non è per niente plastico, per niente fluido tra il dentro e il fuori, ma è anzi del tutto polemico e oppositivo. Eh, questa è una ragione. L'altra, probabilmente non è capitato di discuterne con, eh, con Valerio, è strettamente legata invece a un tempo che con gli anni Ottanta non ha nulla a che fare, che è esattamente quest'ultimo periodo fuori e dentro sono due tra le parole cruciali attraverso le quali si organizza, come dire, la ehm, nuova grammatica dell'ultimo anno e, e qualche mese. E avendo vissuto in un modo che senz'altro non ha nulla di eccezionale eh, il lockdown, eh, avvertendone Tutta la tensione, ma allo stesso tempo non patendo la condizione del dentro. È come se io avessi scritto un racconto trasferendo a un personaggio che prende la parola negli anni Ottanta stati d'animo vissuti, eh, conosciuti in eh, quest'ultimo quest periodo. Poi, in qualche modo, mentre prima raccontavi della tua adolescenza, io non so, ci ho trovato qualcosa anche nel personaggio di di Paguro. Eh sì, c'è diciamo, <ride> sì, cioè decisamente tanto all'interno di, del modo in cui ho vissuto la mia adolescenza dentro il personaggio che dice io eh, nel, nel racconto. L'immagine del Paguro la devo in realtà a una battuta nel senso di frase, perché seppure la platea in quell'occasione ha riso da parte di chi ha pronunciato quella battuta, non c'era nessuna intenzione ironica. Una, un dialogo eh, all'ultimo salone del libro eh, di Torino tra eh, Michele Mari e Walter Siti eh, in occasione della pubblicazione del, delle due interviste che Carlo Mazzagalanti ha, ha realizzato con uno e con, con l'altro e c'è stato un momento in cui eh, Michele Mari ha fatto riferimento ehm, come una specie di eh, suo punto di riferimento eh, al Paguro Bernardo e eh, questo ha indotto la platea a sorridere e ridere eh, pensando che ci fosse un'intenzione paradossale iperbolica eh, laddove io penso che invece il riferimento fosse del tutto letterale io voglio vivere come il paguro bernardo voglio stare sempre dentro eh, la, la possibilità del fuori mi spaventa e allo stesso tempo mi oltraggia quindi il paguro nasce da lì si sono combinate tra di loro Bello una serie che... di cose e eh, ha preso forma il racconto credo che ci sia che quella risata serva anche Uh, alla platea per allontanarsi dalla possibilità di qualcuno che invece vive così bene, stando invece soltanto dentro, che non ha bisogno del fuori. E, um, e appunto volevo parlare ancora di, di questo, del, del tuo racconto, proprio citando una cosa che scrivi e dici, ma mia mamma aveva ragione, gli anni 70 terminarono, l'epoca nuova si spalancava invitando, se non obbligando, a uscire, a proliferare e a dilagare. E il Pagur è, è il racconto di questo ragazzo che, eh, da questi anni 70, in cui invece il suo internarsi non era un'anomalia, ma una coerenza, come dice, è invece poi spinto in un'altra epoca a uscire ed è poi l'epoca della, della, della preadolescenza e poi eh, dell'adolescenza. Dell e ci sono due cose. Uh, che ho pensato la prima è stata una suggestione che forse è totalmente sbagliata però uh, il racconto del pagura mi ha fatto pensare uh, al tempo materiale in cui alla fine c'era un altro corpo inerme quello del cadavere di, di Moro che invece era racchiuso all'interno di quella che era una sua l'ultima casa che invece era rigida e che come quella del pagura non è una conchiglia che si... Uh, crea da solo, ma forse appunto è, è proprio una suggestione. E, e ho pensato eh, all'idea appunto che questo racconto e poi eh, anche la scelta dell'82 di cui vorrei parlare poi con, con Valerio, mi dà questa idea di passaggio tra questi anni 70, che sono anni 70 pieni di fatti, pieni di storie, pieni di cose che accadono, a questi anni 80 che invece sono anni... Pieni di immaginario, di euforia, di festa. Questo racconto a un certo punto, appunto, si concentra sul momento in cui questo ragazzo, che mai usciva, che stava sempre dentro la sua cameretta, appunto, come dentro una conchiglia, invece conosce questo amico e ha le prime um, sortite sociali e, e va a questa festa. E ho pensato che le feste sono proprio sono solo una questione di, di immaginario. sono le feste sono belle perché noi ci divertiamo alle feste, perché noi vogliamo vederle come, come feste. C'è appunto bisogno uh, di un'intenzione uh, uh, e di una partecipazione a un'euforia collettiva. Ehm, parto da, 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 una, da una cosa che dicevi. Uh, il personaggio che dice io all'interno del racconto. Eh, ha bisogno del fuori, eh, non è qualcosa che mm, gli è indifferente, tanto che nel momento in cui comincia a frequentarlo, comincia a conoscerlo, in qualche modo si abbandona alla, alla festa e a tutte le sue seduzioni, eh, pretende. Eh, che il fuori eh, invece gli sia indifferente per delle ragioni che eh, hanno soprattutto a che fare con la messa in scena di una voce eh, se quel personaggio fosse stato davvero profondamente convinto della inutilità del fuori ehm, non avrei avuto a disposizione quel tono che sempre più spesso cerco di trovare scrivendo, che è il tragicomico. Sarebbe stato un ideologo del dentro, un ideologo del, del contro il, il fuori. Il fatto di essere eh, invece esposto al fuori, incuriosito dal fuori, ma di sentirsi in qualche modo costretto ad avere a che fare con, con il dentro, crea quella specie di condizione schizofrenica per il personaggio che fa diventare la sua voce stridula. Eh, nel momento in cui la voce diventa stridula, eh, comincia a interessarmi. Tanto che nella prima parte del racconto c'è una conversazione tra eh, madre e figlio, durante la quale in realtà nessuno parla. Cioè è tutto sviluppato in, nella forma quasi di un'orazione, madre, figlio, ma eh, quello che poi viene precisato è che nessuno dei due sta eh, dicendo nulla. Ehm, è giusta, la, la, non, non ci avevo pensato mh, al collegamento con, con il tempo materiale, con quel dentro eh, che è il bagagliaio dell'R4, dell eh, dove viene ucciso Moro e dove poi viene trovato il, il corpo in via Caetani. Ehm, questo credo eh, abbia poi trovato continuazione nelle pochissime cose che, che ho scritto da allora, a partire da una concentrazione sempre più quasi geometrica nei confronti di queste coordinate originarie. Il tutto e il nulla dei deserti a cui ti riferivi prima per absolutely nothing, il dentro e il fuori, come se eh, avessi sempre più difficoltà a lavorare su qualcosa di eh, sfumato e di articolato e mi affascinasse invece lavorare sul completamente dentro, sul completamente fuori, sapendo che chi è completamente dentro però ha una nostalgia del presente che non sta vivendo ma che è in grado di immaginare. Perché quando Paguro si ritrova alla festa è eccitato, sbalordito dal fatto che tutta quell'esistenza sia reale. E seppure si consegna, quindi in un certo senso è come se lui a un certo punto lo esplicita, tradisce. Tradisce questa specie di piccola ideologia preta à porter che si era costruito. Da qualche parte sente il pianto del paguro. Eh, che è quel. Eh, lamento o canto, non so come descriverlo, che a me è sembrato di sentire anche nei giorni peggiori del lockdown, cioè accanto al patimento c'era una sensazione di scoperta, rivelazione e mi rendo conto che è molto opinabile come affermazione di gratitudine nei confronti della situazione che si andava determinando. Lo dico, vorrei fosse chiaro in modo, come dire che non è minimamente cinico, che non considera quello che è accaduto e sta accadendo come eh, un'occasione straordinaria che per fortuna si è verificata, ma nel momento in cui le cose sono accadute, al loro interno non c'è solo eh, il discorso che è stato soprattutto e quasi esclusivamente fatto, resistere, reagire, c'è anche qualcos'altro. Eh, Giorgio, poi volevo chiederti invece qual è stato il passaggio per cui da autore sei diventato lettore, cioè quando ti è arrivata la rivista, e hai potuto scoprire tutto quel materiale che ti era arrivato, le fonti, la provenienza, anche la scaletta. Cioè, Come com è stato? Rispondo brevemente per. Eh, è stato molto bello eh, in, in qualche caso mi sono reso conto che avevo diciamo contestualizzato esattamente in altri casi mai avrei potuto per esempio ehm, allora le immagini adesso devo cercare di orientarmi per mm. esempio queste <ride> che non sono dal punto di vista estetico subito riconducibili a agli anni Ottanta per me rimanevano sospese, eh, non riuscivo a collocarle, o anche queste che mi facevano pensare: Quelle a, a, destra, a quelle, bianco sì, e nero e sono, ehm, fanno parte sempre della stessa storia, della stessa archivio, storia, quindi. laddove, invece i bozzetti, non so come si dica esattamente, i disegni degli abiti magari appunto no, non sapendo nulla di moda non ero in grado di ricondurli a, ad Armani, però, eh, però un po' eh, li, li mettevo a fuoco. Ma devo dire che non ho esasperato eh, il lavoro di ricostruzione delle fonti, cioè non sono andato a cercare tutte le didascalie, ho mantenuto quel rapporto un po' smarrito eh, che si era creato all'inizio. Invece, Valerio, volevo appunto chiederti qual è stato invece la, il criterio di selezione degli archivi che sono stati poi scelti per far, appunto, per poi trovare il materiale per questo numero. Sì, allora il punto di partenza sono di solito l'intervista che, che realizziamo, e poi nel caso del numero sul, sugli anni 90, la rievocazione di, di un fatto accaduto come quello della Vlora, in questo caso qui, GAO. Per cui realizziamo l'intervista, il racconto e poi andiamo a, ad analizzare quali possono essere gli archivi afferenti a, a quelle cose Quindi citate arrivano nel, nel in un testo. Secondo, in un secondo momento. Eh, diciamo che è, è, è parallelo il lavoro, eh, c'è cioè, sia una, una ricerca antecedente, magari adesso, per esempio. Non abbiamo ancora cominciato in modo deciso a lavorare sugli anni 70, però spesso quando troviamo del, delle cose io le mando ad Enea, dico questo qui dovremmo metterlo nel, nel prossimo numero e lo teniamo lì. Anzi Enea mi sa che ha proprio un quaderno con... <ride> è l'uomo del tempo Enea, il quaderno cronologico con tutte le cose. E... Per cui, sì, questo qui è il procedimento. Poi, non lo so, per esempio, mi viene in mente sugli anni 90, eh, prima di realizzare i due, i due servizi di, di apertura, comunque, non so, per me era importante mettere qualcosa legato al rap, all'hip all hop, perché è stato quel periodo in cui è venuto fuori, e casualmente abbiamo trovato un archivio che si trova all'interno dell'Università Tor Vergata di, di Roma, un archivio hip -hop donato dalla mamma di un ex uh, b-boy, di un ex ascoltatore di, di musica rap che è venuto a mancare. Lei aveva in questa casa molto elegante, poi aveva tutti i quadri con i graffiti del figlio, le cassettine. E tutta questa cameretta anni '90 è finita all'università Tor Vergata, per cui troviamo queste epifanie e le mettiamo da parte. Oppure mi viene in mente, scusami, un'altra cosa. Eh, lavorando mh, sul pezzo di Giacomo Bove, che è l'esploratore che compì il passaggio a nord-est, la spedizione artica eh, svedese, eh, quello lì era un, un diario di viaggio che ho scoperto tanti anni fa alla Società Geografica Italiana, un diario di viaggio stupendo di questo Giacomo Bove di Maranzana, in Piemonte. E lui scrive il diario di viaggio, eh, ma che ha sia una parte di misurazioni scientifiche, ma poi una parte invece di misurazioni sue personali, interiori. Il, il diario si apre con questa frase, non mi scoraggio e poi andando a vedere la sua biografia scopro che si è suicidato quindi alla fine si è scoraggiato in qualche modo e eh, il diario è diventato è diventata la trama su cui poi siamo andati a cercare degli altri archivi eh, quando Giacomo Bove si suicida scopriamo che un mese prima era stato visitato da un celebre psichiatra del tempo e quindi recuperiamo da un archivio la relazione clinica. Muore eh, il, il, la seconda persona che, che ritrova il corpo, Emilio Salgari, che allora era cronista del quotidiano L'Arena. Sì. E allora chiamiamo L'Arena, gli chiediamo, ma avete il necrologio <ride> originale? E allora tutto questo diventa davvero, sempre citando l'hip hop, una, un, un campionamento, perché... Questo articolo su Giacomo Bove prende parte del diario, della relazione, dello psichiatra, del, um, del necrologio ma non solo, perché noi, qui, eh, come dire, non siamo solo passatisti, anzi, a noi interessa davvero interrogare anche le voci oggi. E quindi uh, scopriamo che c'è un erede Bove, una signora di 91 anni che ha donato parte dell'archivio di Giacomo Bove al Museo Bove di Maranzana e per cui interroghiamo anche lei. Allora tutte queste voci finiscono in quattro pagine. Incredibile. Da persona che lavora con le riviste e che frequenta le riviste, quello che trovo straordinario di archivio è la capacità... Di montaggio tra parti diverse e credo che quindi ci sia un lavoro editoriale incredibile perché poi è come se queste, pa queste parti tutte insieme facciano sistema, però è un sistema che non è, mai non è mai chiuso quindi ogni lettura è come se esprimesse, come se desse la possibilità di una nuova lettura. E c'è in particolare uno um, dei contenuti di questo libro, di, di questa rivista, di cui vorrei parlare, che è l'intervista tra Adriano Sofri e Carlo Ginsburg, che è, un, uh, um, è, è veramente straordinaria. E a un certo punto dice una cosa che mi sono segnata perché mi ha colpito tantissimo. Eh, Adriano Sofri racconta che non sapeva come fare gli auguri di, di fine anno. E dice che non voleva trovare un modo che fosse da groppo alla gola, ma neanche di allegria sconsiderata. Quindi scrive: Saranno anni oscuri, ma sono i nostri anni. L'ho trovato la definizione, poi così, così vicina ecco, al modo in cui. Però aggiunge auguri. auguri. <ride> con, eh, sì. con <ride> e, e, e appunto, ho trovato, intanto vorrei appunto chiederti come eh, sia arrivata alla scelta di quel, di quel documento. E, e poi appunto c'è un'idea di os, oscurità e anche l'incapacità di, di decifrare, l'incapacità di leggere e in un certo senso, um, e, e questo mi, mi sembra il tema di questa rivista, è anche la difficoltà di vedere quando si passa dal buio alla luce o dalla luce al buio e, e la scelta appunto poi. Uh, di situare questo archivio nel 1982, mi sembra proprio questo, ecco, il momento di, di transizione tra un'epoca e l'altra. Allora, questo, questa intervista che, che citi tu è tratta da. era apparsa su lotta continua all'epoca. Una sezione di, di archivio uh, si chiama Off-Print, off print perché è proprio la, la sezione in cui andiamo appunto sempre a ricampionare. Eh, articoli, eh, interviste, ma ad esempio a volte anche trascrizioni. Una cosa che poi ci piacerebbe continuare è mh, come dire, dare parola scritta a dei documenti che erano audio o erano video. Nel, nel numero sul 91 l'abbiamo fatto. In questo numero qui c'è anche un, un intervento secondo me molto bello di Nicola Crocetti. Uh, a cui abbiamo chiesto di, di scegliere due poesie che secondo lui potessero raccontare gli anni Ottanta, naturalmente edite in, in quel periodo. E, e lui ha inserito anche qui un, un suo ricordo autobiografico, dico anche qui perché la cosa insomma, che, che trovo bella approfondire è sempre la storia anche delle persone che ci sono dietro gli archivi. E lui dice questa cosa: che uh, voleva fondare la casa editrice nel 1980, una casa editrice di poesia, ma poi arriva la burocrazia, uh -huh. per cui ci, ci si impiega un anno per, uh, alla camera di commercio. Per cui poi uh, Crocetti Editore nasce nel, uh, nell'81. Per cui sì, questa, questa sezione qui raccoglie dei, dei campionamenti di cose apparse all'epoca e in alcuni casi vengono commentati anche qui da chi ha vissuto quel, quel periodo. Ma come mai appunto 1982? Eh, allora, questo qui ecco, da, ecco allora, questo invece è, non c'è assolutamente nessuna spiegazione. Okay. <ride> no, non è vero, c'è una spiegazione, ma non è una spiegazione così intelligente, ma anche questo è bello. Allora, è un dispositivo perché 1991 e 9 più 1 fa, fa 10, 1982 allo stesso modo, per cui immaginate i prossimi numeri che hanno saranno. E quindi è. Casuale in questo senso, così come è casuale ritrovare le cose nelle, negli archivi. E oggi sono stato alla Mediateca Rai per visitarla e l'archivista parlando, perché davvero? Sempre per caso, vengono fuori le, le cose parlando. Mi dice che ha ritrovato una lettera. Un ordine di servizio del 1945 inviato a un dipendente della RAI che era stato licenziato, ma con la fine delle leggi razziali viene riassunto. E quindi ora non mi ricordo esattamente come dire, le, le parole esatte, ma era molto bello il lessico: siamo felici di riaccoglierla. È bellissimo, no? Eh, perché davanti a questi schedari pieni ho chiesto all'archivista ma cioè, secondo te qual è il senso profondo di, di fare questo lavoro qua? Le ore che hai speso nel mettere fisicamente a posto queste carte, che, che senso hanno non per te, perché per te è bello la scoperta, è bello toccare queste carte, ma per noi, no? E... E per cui il caso, il caso porta ad andare sull'82 e dire come un gioco, vediamo cosa è accaduto. Poi l'82 è un punto di partenza, ma naturalmente non è rigido, poi ci spostiamo negli altri anni del decennio. Ecco. Eh, ci sarebbero tantissime altre cose che vorrei chiedere, eh, però so che stiamo finendo con il tempo purtroppo. E stavo pensando una cosa quando dicevi che negli archivi troviamo quello che cerchiamo eh, eh, e ci quello, che cerchiamo. Anche quello che non cerchiamo. Perché ci pensavo nel modo in cui mi preparavo oggi a, a fare questa presentazione e pensavo che quello che stavo cercando in archivio, quello che volevo chiedere, poi sembravano tutte ossessioni che avevo in questo momento. Arrivo adesso dalla eh, da recentissima lettura eh, del, del saggio di Emanuele Coccia, la filosofia della casa, e avrei voluto parlare ancora molto di più di cosa invece è stare in casa, di, di come è cambiata questa cosa. E appunto pensavo che gli archivi sono delle macchie di Rorschach in cui noi vediamo quello che... Quello che Vogliamo vedere eh, o anche quello che non vogliamo vedere, quello appunto di cui abbiamo paura. E quindi mi sembra di aver forse condotto quest'ora quest di conversazioni in questo modo, cercando quello che. È. Uh, che a me interessava e che spero appunto interessi anche a chi ci ha ascoltato. C'erano tantissime altre cose di cui parlare anche a partire dalla scelta delle due interviste a due personaggi così diversi che però vorrei citare almeno in, in chiusura che sono Giorgio Armani e Gao Xinjiang uh, che arrivano nell'82 e che sono colti in questo anno in due momenti molto diversi. Da una parte abbiamo la consacrazione, dall'altra abbiamo un uomo che invece lascia la sua città per andare a cercare qualcosa e che arriverà alla consacrazione quasi vent'anni dopo e, e appunto, poi scusami c'è anche eh, è importante questo passaggio di Gao legato agli archivi perché lui sì assolutamente eh, sì, no, no, appunto ne parlavamo prima e, e volevo aggiungere che invece Armani ha un rapporto verso l'archivio che è tutto diverso, nel senso l'ha fatto diventare un museo, un museo sì. a se stesso e alla sua, alla sua maison. Invece, sì. mi dicevi di Gao. invece, Gao racconta che, mi sembra nel 1966, è costretto a, a bruciare tutti i suoi manoscritti, i suoi quaderni e lo faceva di notte quando non poteva essere sentito con il fuoco e l'acqua quindi bruciava e spegneva bruciava e spegneva tutta la notte al mattino usciva e buttava la cenere e perdeva per, per sempre l'archivio dei, dei suoi pensieri dei suoi racconti una storia incredibile eh, vi ringrazio molto per averci, per averci seguito ringrazio Valerio Grazie. ringrazio Io Giorgio ci, ci, ci tenevo solo a specificare in chiusura che poi que, questa rivista secondo me è anche Uh, così densa, così profonda anche perché l'editore che c'è dietro la lavora con, con gli archivi, con la catalogazione, con, sì. con la valorizzazione che è Promemoria. Grazie. Grazie. Grazie.